Matteo Bauti, funzionario della Confartigianato, anche le piccole imprese artigiane, magari con contratti di rete o forme ad hoc per affrontare mercati lontani, possono andare in Vietnam. Che impressione ha avuto da questa presentazione, in particolare della provincia di Binh Duong? Sicuramente l'impressione è stata positiva e, come diceva lei, appunto tramite l'aggregazione anche le piccole e medie aziende stanno cercando di affrontare i mercati esteri, soprattutto i mercati più lontani, come può essere quello del Vietnam. È un'opportunità che anche le piccole aziende vogliono e dovranno cercare di sfruttare nei prossimi anni, quindi come sistema Confartigianato e come associazione cercheremo di dar forza a quello che è la volontà delle piccole e medie aziende, che con le loro qualità e il loro sistema produttivo vogliono affrontare i mercati esteri. Grazie.